Eccoci, direi che siamo live. Benvenuti a tutti, come ogni sera, benvenuti a tutto il nostro pubblico e soprattutto benvenuti al nostro ospite di stasera, Francesco Comotti. Devo dire che abbiamo avuto degli ospiti meravigliosi in generale in questa edizione di Nipop, ma sono particolarmente contenta e anche un po' emozionata di avere ospite Francesco Comotti, che è un carissimo amico, abbiamo studiato insieme praticamente, anche se lui è molto più giovane di me, e ci conosciamo davvero da tantissimi anni, quindi è veramente un piacere avere fra l'altro una persona del suo calibro appunto qui con noi. L'abbiamo già incontrato in uno degli ultimi appuntamenti di trasformazione in cui abbiamo presentato la guida verde del Turing a cui lui ha collaborato, che lui ha scritto insieme a Patrick Colgan, quindi molti di voi immagino l'hanno già visto in quell'occasione. Oggi lo vediamo in una veste diversa, che è quella di esperto in realtà musicale. Francesco ha moltissimi talenti, quindi oltre a essere un grande conoscitore appunto del Giappone, oltre a insegnare giapponese, lingua giapponese e cultura giapponese alla scuola superiore, appunto a Bergamo, al liceo Falcone, è una delle pochissime in Italia che hanno attivato il giapponese come materia curricolare, quindi dove i ragazzi hanno la possibilità di studiare il giapponese fin dalla prima superiore e soprattutto con un docente veramente speciale. Ma Francesco è anche appunto un ricercatore, uno studioso, un esperto di letteratura della bomba atomica e anche però un esperto di musica. È un grande appassionato di musica, l'abbiamo già avuto ospite in questa veste a Nippop, nelle prime ancora edizioni di Nippop, e chi l'ha sentito sicuramente ne conserva vivissima la memoria. Siamo molto contenti di tornare questa sera con lui a parlare di musica. Questo Nippop Revival in realtà è un Nippop che ha visto molti anni 90 e continuiamo in realtà questo percorso anche con Francesco nella musica revival prossima a noi, e il titolo del suo intervento di stasera è La Trimurti dell'indie pop femminile, Shina Ringo, Chara Ua. Ua. No, non so come si, mi sono resa conto che non so come si Ua. No, pronuncia benissimo. no, era giusta la prima. Ua. Era giusta la prima, che la dice lunga sulla mia competenza in questo campo, infatti sono curiosissima. Grazie Francesco e grazie come sempre al pubblico che ci sta seguendo. E a te la parola, ricordo semplicemente al nostro pubblico che se appunto ci sono commenti, domande, curiosità, potete scrivere in chat e sicuramente o durante la presentazione oppure alla fine risponderemo a tutti. Grazie mille, grazie ancora Francesco Comotti. Grazie mille Paola per la presentazione così lusinghiera, insomma. So che mi guardi anche con gli occhi dell'amicizia, quindi ti ringrazio. Io non, mi, in particolare sulla musica mi sento un po', come dire, uno studioso un po' amatoriale, se vogliamo, perché lo faccio nei ritagli del mio, approfondisco nei ritagli del mio tempo. Il lavoro al liceo è particolarmente debordante, bellissimo, ma davvero una vocazione in bene e in male. Il tempo che resta per occuparsi di queste cose belle è poco, ma per fortuna che c'è Nipop che ci riporta a parlarne. E io lo faccio molto volentieri, avevo nostalgia di questi momenti. Allora, ho proposto a Paola, quindi per questa serata di Nippop, tre nomi della scena musicale giapponese che sono, direi, monumentali. Monumentali, ecco, ho scritto indie pop. Anche se è impreciso da un certo punto di vista, sicuramente è impreciso dire indie di tre musiciste che comunque hanno prodotto buona parte del loro catalogo musicale con grandi case discografiche, le etichette per le quali hanno pubblicato, a partire dalla EMI o dalla Universal, non sono certo delle etichette indipendenti, quindi è improprio su quel piano dire indie. Indie, in questo caso è forse più legato agli aspetti inusuali del loro pop o pop rock, perché stiamo parlando di musiciste che
si distinguono da tantissime altre musiciste e musicisti giapponesi per la varietà, per l'eclettismo, sia all'interno della loro produzione musicale, ma anche poi della loro attività a tutto tondo. Sono tutte e tre impegnate su vari fronti, sono tutte e tre anche attrici, alcune si sono cimentate di più, altre meno, nel cinema, e in particolare nel cinema, però comunque tutte e tre hanno anche esperienza di recitazione, sono cantanti, quindi sono performer, sono anche però scrivono, quindi sono anche compositrici, alcune di loro, in particolare Shina Ringo, sono proprio polistrumentiste, persone che hanno comunque una formazione musicale classica solida che le rende, quindi insomma, da loro quel di più, quella padronanza anche della loro, così chiamiamola opera in qualche modo, no? Della loro produzione musicale, che magari nel caso di cantanti che si limitano magari a essere performer, interpreti di musica scritta da altri, a volte non mostrano, ok? Ho parlato di anni 90 perché, anche se la produzione di molte di loro inizia nella seconda metà degli anni 90, sicuramente UA e Shina Ringo si affermano nella seconda metà degli anni 90 e poi, come dire, acquisiscono il grande successo a cavallo della fine degli anni 90, i primi anni 2000. Però è ancora una volta un po' il feeling, no? Che in qualche modo possiamo chiamare anni 90. E stasera vi farò vedere, vi darò giusto qualche immagine flash, soprattutto delle copertine degli album di cui vi parlerò. Però ecco, da dove mi è nata questa idea della Trimurti, no? Questa, innanzitutto, da due cose. Innanzitutto dal pubblico, perché io anche qua, cioè, ho messo lì una cosa che non è per niente ovvia: dire musica femminile è già un'affermazione ultra problematica su tantissimi fronti. Chi si occupa, e no, non solo per chi si occupa di questioni di genere in accademia, ma lo possiamo capire anche a un livello molto, molto quotidiano: che cosa significa fare, che cosa significa attribuire un segno femminile alla musica. Molte artiste in realtà si sono interrogate su questo. Una delle più grandi artiste, musiciste del Novecento, come Joni Mitchell, negli anni 70, lei affermava di scrivere, di comporre le sue canzoni con l'utero. Quindi, da una parte c'erano questi, no? Ci sono state donne che si sono, come dire, posizionate rispetto alla loro arte, come donne, mettendone, no? Mettendo il proprio essere donna alla fonte, no? Alla sorgente del loro operato. Altre artiste che invece si sono in qualche modo, come dire, chiamate, se non chiamate fuori, perlomeno che hanno messo tra parentesi il loro essere donna, quindi non facendosi anche spesso incasellare o coinvolgere che ne so, da correnti femministe che hanno sempre comunque attraversato la produzione musicale, interpretando di più il proprio essere donna in musica come se fosse una parte, quindi come se fosse appunto anche l'essere donna sul palcoscenico una performance. Una delle più recenti artiste che coscientemente ha fatto questo e dopo la nomineremo ancora, è stata proprio negli anni 90 PJ Harvey, che ha sempre insistito su questo, sul suo, no, disinteresse per l'essere vista come donna in scena, ma l'interesse per essere osservata come artista in scena e soprattutto in qualche modo cantastorie, no, come narratrice, ecco, in scena, questo sì. E tra gli estremi ovviamente ci sono gradazioni infinite di appunto posizionamenti, interpretazioni di sé come donna in rapporto alla propria musica. Probabilmente diciamo che l'aspetto
problematico in senso negativo del parlare di musica al femminile è stata la categorizzazione che specialmente la critica musicale ha operato sulla musica prodotta da donne, perché in tutto il mondo, questo, in Giappone compreso, le donne che fanno musica sono spesso state messe, no? Raggruppate tutte insieme secondo questo parametro. E spesso anche un po', come dire, omogeneizzate o anche costrette a produrre musica omogenea, perché è come se l'essere donna in musica fosse una formula di mercato con un pubblico specifico, di cui non disattendere le aspettative. Certamente questa lettura è una lettura che è stata portata avanti da un'industria come quella musicale che è predominantemente maschile. I vertici di quasi tutte le case discografiche sono stati negli anni quasi sempre per lo più maschili, e questo, ahimè, si è sempre visto. Le donne che fanno musica hanno sempre raccontato, e in anni recenti sempre di più, la fatica di produrre e soprattutto di produrre liberamente, di dare libera espressione alla propria visione musicale. Ecco, proprio a questo proposito, ecco, io vi dicevo che pur, no, con questo specchietto, se volete, scusatemi, è stato un po' uno specchietto per le allodole, perché in qualche modo smentisco che stiamo per parlare di indie vero e proprio, ok? Di musica indipendente giapponese, e smentisco anche che abbia molto senso chiamarla femminile. Dov'è che secondo me ha senso? Queste artiste, anche volendo in qualche modo mettere in discussione l'etichetta femminile, però queste artiste è vero che accentrano, no? Esercitano un magnetismo sui generis, su un certo pubblico, ok? Sicuramente piacciono a molte donne, sicuramente piacciono ad esempio anche alle persone LGBT. Perché in qualche modo? Perché c'è sempre qualcosa di eccentrico in queste donne che si rappresentano attraverso la loro musica come, ripeto, atipiche, come sorprendenti, come anche, come dire, impavide di fronte, no, ai diktat dell'industria musicale. E questo pubblico forse è quello che dà di più, no, un'identità a queste artiste. Artiste che comunque accolgono a braccia aperte il loro pubblico, e non per niente, a differenza di molti altri artiste giapponesi che hanno prodotto per brevi periodi di tempo e poi o si sono ritirate o sono proprio semplicemente così, no, sfumate, un po' evaporate. Queste sono artiste che operano dagli anni 90, sono tuttora attive e tuttora godono di un certo successo, certo non più da primi posti in classifica, però hanno una base, un fandom quindi così solido che possono permettersi oggi anche di, quando lo desiderano, come dire, dedicarsi a progetti anche particolari, alternativi. Alcune di loro più delle altre. Però ecco, queste tre artiste, vi ripeto i nomi, Shina Ringo, Chara e Uwa, sono anche tre artiste che chiunque di noi abbia vissuto in Giappone avrà notato avere appeal anche all'orecchio, diciamo, straniero, in questo caso per straniero intendo euroamericano, perché effettivamente c'è un'abitudine del mondo culturale euroamericano a un certo tipo di musica, ok? Un pop rock che è specialmente il pop rock, come dire, classico, anche radiofonico, che è strutturato in un certo modo, sia a livello melodico, sia a livello ritmico, che anche tratta certi argomenti, è contenutisticamente impostato in un certo modo, no?
Sappiamo, chi di noi ha vissuto in Giappone, sappiamo che non è per nulla immediato entrare in sintonia con la musica giapponese, con la musica giapponese di ogni genere, perché certamente c'è l'ostacolo linguistico che inizialmente scoraggia, ma anche superato l'ostacolo linguistico, talvolta per chi specialmente appassionato di musica che abbia un po' di ricerca, ma che allo stesso tempo sia, no, coinvolgente, orecchiabile, quindi che non sia pura ricerca, ecco, la musica giapponese a volte sembra mancare di qualcosa. E questo perché? Perché la musica giapponese, e parliamo di musica giapponese prodotta da case discografiche di grande calibro, e una musica quindi proposta al grande pubblico, è molto formulare. È molto formulare, è molto studiata a tavolino, e le artiste e gli artisti se la devono giocare all'interno di paletti molto stretti. E si chiede loro spesso di sacrificare molto della loro originalità, fino a che perlomeno non finisce un contratto alla fine del quale possono scegliere, possono decidere se arrischiarsi in carriere alternative oppure no. E ci sono tantissimi esempi di questo. Per qualunque tipo di artista, di qualunque genere, proprio inteso come uomo o donna, ma anche di qualunque formazione, singolo, artista, band, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, il fatto di avere tre artiste che operano da ormai oddio, siamo nel 2021, quindi operano da 25 anni circa. Mi fa un po' impressione dirlo ad alta voce. 25 anni, no? Anno più, anno meno. Qualcuna di loro anche di più, perché Ciara, credo, festeggi 30 anni di carriera quest'anno. Delle tre, mi pare sia quella che ha la carriera di più lungo corso. Quindi tra i 25 e i 30 anni di carriera, tutte e tre. Tutte e tre, vi ripeto, no? Sempre, comunque, se non in ogni momento sulla cresta dell'onda, con alti e bassi, sempre però, come dire, sempre però capaci di attirare l'attenzione del pubblico giapponese. Ritornando alla carica, spesso con dei progetti anche inaspettati, che sempre hanno successo, e soprattutto tutte e tre, grandi performer live, perché sono musiciste vere comunque, che dal vivo fanno sempre il tutto esaurito, sempre, quando le circostanze lo consentono. Ovviamente adesso, insomma, la pandemia in Giappone, insomma, non sta andando così bene, e quindi per un po' non se ne parlerà, però ecco, fino certamente al 2019, tutte loro tre sono sempre state in grado di fare tutto esaurito in qualunque venue si presentassero. Ecco, vi dicevo che, no, ho parlato di Trimurti perché, no, il pubblico, quando si trova di fronte queste donne così carismatiche, no, qualcuno, quando vede personaggi così in Giappone, le paragona quasi alle Miko, no? Come delle sacerdotesse della scena. E che hanno quindi un carisma, insomma, al di sopra della media. E quindi in qualche modo c'è la tendenza nel pubblico a guardarle quasi come, no, una sorta di divinizzazione che il fandom opera su di loro. Per questo che ho parlato di Trimurti, e soprattutto ho sempre pensato, da bravo figlio degli anni 90, perché io sono nato nel 1980, ma la mia adolescenza e quindi i gusti musicali che per me sono stati, come dire, viscerali, si sono formati negli anni 90, quindi io sono un figlio di quella generazione, di quella cultura lì, effettivamente. E la prima cosa che mi è sempre venuta in mente guardando queste tre artiste è quest'altro trio che adesso vi mostro, che sicuramente riconoscerete. Un attimo che faccio partire la presentazione. Ecco fatto. Allora, aspettate. Condividi. Ho fatto i compiti, ve lo prometto. Sì, siamo stati bravissimi, stasera siamo preparatissimi. Ecco fatto. Condividi. Voilà. E partiamo con la presentazione. Ecco qua. Benissimo.
Eccole qua, no? Le divinità degli anni 90, chiaramente della scena musicale euroamericana, erano loro, no? PJ Harvey, Björk e Tori Amos. Loro tre, questa è una copertina storica di Q, una copertina del 1994, se ricordo bene la data di pubblicazione, sì, maggio 1994 c'è scritto sulla copertina. In un momento in cui tutte e tre erano all'apice delle loro carriere, quindi la metà degli anni 90. Queste tre artiste, che ripeto non sto a approfondire perché sono comunque molto note, alcune di loro ancora adesso molto, altre forse si sono un po', la loro carriera si è un po' appannata in altri casi, ad esempio nel caso di Tori Amos, non è certo più, come dire, in qualche modo graffiante come era un tempo, mentre dal mio punto di vista Björk e PJ Harvey mantengono questo piglio anche più sperimentale nella loro musica contemporanea. Però ecco, non sto a parlare di loro. Loro però, no, più o meno, insomma, in base alla loro musica, hanno avuto un impatto significativo sulla scena musicale giapponese. Certamente delle tre, l'artista più citata in Giappone è Björk, e questo è vero ancora oggi. Björk, che sappiamo, no, essere una musicista islandese che si è formata, cresciuta musicalmente in Islanda, sia lei, insomma, comunque figlia d'arte, una ragazzina prodigio, poi musicista con la sua band dei Sugar Cubes, e poi con il suo debutto da solista, per il quale si è stabilita per un certo periodo a Londra, intercettando anche e metabolizzando le mode, no, musicali londinesi dell'epoca, ma sempre in un modo totalmente, no, altro, originale, inaspettato. Ecco, Björk, sia per la sua atipicità, sia per l'uso della voce, e però per la sua capacità di agganciare un grande pubblico, pur nella sua unicità, è stata di grande ispirazione per artiste come le tre artiste di cui parliamo stasera. Perché, ripeto, in Giappone non è che non ci siano state artiste così, d'accordo? Perché in Giappone, nella seconda metà del Novecento, ha visto sulla scena musicale artisti straordinari che da noi non arrivano, ripeto, più per la barriera linguistica che altro. Cioè, da noi sono arrivate più. Sono arrivati i trend musicali più slegati dalla parola. Quindi, vabbè, il noise notoriamente, ma anche l'elettronica giapponese, tanta musica, ad esempio, anche la musica jazz giapponese, è interessantissima. Quindi, tutta questa scena musicale è arrivata da noi. Non è arrivato, o comunque non è arrivato quanto meriterebbe, il pop rock in particolare. Ecco, vi dicevo, quindi, proprio ispirandomi un po' a questa Trimurti, stasera vi parlo di queste tre artiste. Partiamo da quella, anche, insomma, pensando un po' anche un po' partendo dalla mia esperienza personale, se volete, dall'artista che forse per prima mi ha conquistato quando vivevo in Giappone e andavo quotidianamente a esplorare gli scaffali di Tower Records, lo facevo sia a Hiroshima sia a Tokyo. La Tower Records di Shibuya è ancora oggi, insomma, vale ancora oggi la pena di essere visitata. Sono, se non ricordo male, quasi 10 piani di musica, ma ci sono altri negozi più piccoli dove si trovano, no, gioielli, cose più rare, più difficile da trovare normalmente, se no magari online, scavando qua e là, facendo aste costosissime. Ecco, e vi dicevo, in quegli anni, forse la prima figura che mi ha stregato è stata Sheena Ringo. Sheena Ringo è un personaggio davvero, come dire, che già la cui storia di per sé sembra un romanzo. È davvero un personaggio interessantissimo, estremamente carismatica, sprezzante di qualunque, ripeto, di qualunque moda che non abbia lanciato lei in qualche modo. Quindi, davvero con
anche una donna con un grande orgoglio artistico, consapevole del suo grande talento. E Sheena Ringo si è affermata appunto nella seconda metà degli anni 90, scoperta appunto sulla scena musicale di Fukuoka, arriva a Tokyo e inizia a lavorare, insomma, per la EMI. Sul suo album. Allora, Sheena Ringo innanzitutto ha avuto, come vi dicevo, un training di musica classica. È una pianista, un'ottima pianista, ma polistrumentista, quindi suona quasi tutti gli strumenti. Non sono sicurissimo che sia ferrata sugli strumenti a fiato, però sicuramente tutti gli strumenti a corda, si è anche cimentata con strumenti tradizionali giapponesi, non solo con le classiche chitarre o le tastiere, e se la cava anche alla batteria. Sheena Ringo, che gusto ha? Allora, sicuramente per formazione sua è una musicista che, oltre alla musica classica che ha nelle vene, però è stata esposta a tantissimi generi musicali nel suo contesto casalingo. In particolare il padre ascoltava tantissima musica che lei racconta di aver interiorizzato proprio perché il padre non gliela imponeva, no? Il padre, Sheena Ringo racconta che il padre metteva musica per ascoltarla per sé, no? Ma implicitamente voleva che l'ascoltasse anche la figlia, però non gliela proponeva. E così Sheena Ringo ha avuto modo di farla sua. E parliamo davvero di qualunque genere musicale, in particolare appunto musica americana degli anni 70, tanta musica classica, ma anche della musica giapponese. Prima Paola diceva che mi interessa di musica giapponese, una mia grande passione è la musica giapponese che va dalla fine degli anni 50 fino alla fine degli anni 70, ecco, quella fase lì, ok? Che viene chiamata di solito Showa no Kayo-kyoku, cioè le canzoni popolari, sarebbe come dire il melodico Showa. Ecco, ad esempio, una band che Sheena Ringo spesso cita, un duo che cita che le piaceva molto, le Peanuts. Le Peanuts erano appunto un duo molto, molto interessante, tra l'altro che hanno avuto anche una certa risonanza negli Stati Uniti perché sono finite in colonne sonore di film abbastanza famose anche da noi. Tant'è vero che poi Sheena Ringo ne ha fatto cover. Anche se io, guardando Sheena Ringo, ho sempre pensato per la sua capacità di versarsi in tanti generi musicali, per la sua potenza vocale, per la sua attorialità in scena, l'ho sempre molto associata alla più grande della musica Showa, che è Misora Hibari. È un accostamento improprio, se vogliamo, ma in qualche modo ho avuto ragione a pensarlo. Non per niente, la stessa Sheena Ringo ha fatto la cover di una famosissima canzone del periodo Showa, che è Kurumaya-san, che era uno dei cavalli di battaglia di Misora Hibari. Ecco, Sheena Ringo lotta, devo dire, con le unghie e con i denti per poter pubblicare il suo primo album, come dice lei, perché, come dicevamo prima, non sorprendentemente, il produttore che le era stato assegnato voleva stravolgere il suo progetto. Fortunatamente il responsabile della EMI, che l'aveva notata e aveva creduto in lei, decide di darle ragione e quindi le lascia carta bianca. Esce questo album alla fine degli anni 90 che si intitola Musai Moratorium. I primi album hanno un linguaggio molto particolare, è un linguaggio che attinge ad esempio al linguaggio giuridico o anche politico, lo mescola con tantissime impressioni sulla città di Tokyo, quindi un linguaggio molto urbano, anche a volte un linguaggio molto, molto crudo, molto con cenni di volgarità, parole
provocazioni anche così, no? Sessuali, mettendo in scena, no? Situazioni anche un po' perverse, perché Shina Ringo dice che non è in realtà così interessata a raccontare qualcosa con la sua musica, ma le interessa evocare uno spirito generazionale e anche uno spirito del luogo. E il luogo che Shina Ringo individua è Shinjuku in particolare. In anni, alla fine, diciamo, di anni come quelli degli anni 90, durante i quali aveva predominato la cultura di Shibuya, con tutte le sue mode particolari, vedremo dopo che una figlia più della cultura di Shibuya è ad esempio Chara. Ecco, invece Shina Ringo dice che la sua musica è la musica di Shinjuku, non è una musica Shibuya che è una musica Shinjuku che è. Un'affermazione che poi lei, beh, come dire, come le piace fare, ha liquidato come una risposta ai giornalisti perché non sapeva bene cosa dire loro, no? E non voleva lasciarli senza una, non voleva offenderli senza dare loro una risposta quando loro chiedevano a lei in che corrente musicale si sarebbe collocata, no? Però in realtà ha molto senso, cioè un'umanità, quella che Shina Ringo usa per, no? per trarre ispirazione, lei dice sempre, sempre in affanno, lei dice, no? Puzzolente anche, proprio quelle persone che, no, sfinite dal lavoro, dal caos della metropoli, sfatte, e che però, nonostante questo, lottano appunto, no, ogni giorno per sbarcare il lunario e sopravvivere alla città. Quindi questa, appunto, questa visceralità, no, questo tono un po' esistenzialista della musica di Shina Ringo, dei temi, delle tematiche Shina Ringo, rende la sua musica particolarmente incisiva, perché davvero anche a un orecchio poco allenato al giapponese si capisce che ci sta, no, lanciando dei flash, delle impressioni di una appunto di personaggi e di luoghi che lasciano il segno, no? E lasciano il segno spesso in maniere anche violente. In Muzai Moratorium ci sono tante situazioni del genere. La canzone, e lo decido io perché la eleggo io a canzone principe dell'album, è una canzone che si intitola Kabukicho no Jowo, cioè la regina di Kabukicho. Chi conosce Tokyo sa che Kabukicho è un quartiere. È un quartiere dei divertimenti, però è anche un quartiere in qualche modo, diciamo, losco. È un quartiere il quartiere della prostituzione, dello sfruttamento della prostituzione, non è, no, un quartiere, no, allegro e pulito dove, no, le donne si prostituiscono in sicurezza. È un quartiere molto difficile, dove quindi un po' il regno della criminalità organizzata, diremmo, del vizio, ok? Ancora oggi. E lei cosa racconta? Racconta, è una delle poche canzoni che sono una sorta di cortometraggio, ok? In 3 minuti ci racconta una storia pazzesca, ovvero, raccontata alla prima persona, no? Ci racconta che lei è stata abbandonata da bambina dalla madre che faceva la prostituta. La madre, nel suo racconto, fugge con uno dei suoi clienti abituali, la abbandona a 15 anni e lei, per poter sopravvivere, è costretta, nonostante non lo desiderasse affatto, a prostituirsi a sua volta. Sfruttando che cosa? Sfruttando il fatto di essere uguale, una goccia d'acqua rispetto a sua madre, e quindi sfruttando la fama della madre e prendendone il posto. Lei dice, pur odiandola,
la stagione per prostituirsi è ora. E la canzone finisce appunto con questa dichiarazione, con questa sorta di auto-incoronazione di lei come regina di Kabukicho. Questo succede in 3 minuti, eh. È davvero una canzone straordinaria, scritta benissimo, anche molto bella musicalmente. Dopo ve ne farò sentire uno stralcio, in una versione atipica, cioè una versione al pianoforte, pianoforte e violino. L'album è molto variegato, cioè è sicuramente un album rock principalmente, contiene anche delle ballate pop e è un album comunque ancora acerbo in alcune cose. Perché questo? Perché è un album che raccoglie le canzoni che Shina Ringo ha scritto anche molto giovane, anche a 16 anni. Questo anche per dirvi che canzoni che lei ha scritto a 16 anni hanno trovato tranquillamente posto in un album che ha scalato le classifiche in Giappone, quindi un talento musicale notevole e assolutamente precoce. Muzai Moratorium, Moratorium ha un grandissimo successo, Shina Ringo diventa un'icona sia musicale ma anche un'icona di stile, perché ha anche davvero una capacità di mettersi in scena straordinaria, al di sopra, diciamo, soprattutto nello stupire, sconvolgere i live di quell'epoca, li fa in baby doll, con un trucco molto, molto pesante, spettinata, con delle coroncine posticce in testa, saltando sul palco, arrampicandosi sugli amplificatori. Con un atteggiamento molto punk, pur non essendo lei musicalmente punk. Anche se lei ha sempre affermato che forse la sua ispirazione musicale prima di darsi al pop rock è stata più il punk e l'hip hop degli anni 80 e dei primi anni 90. Quindi, insomma, questa aggressività anche della sua musica e del suo messaggio viene un po' da lì. Un'aggressività che si sente anche dall'uso della voce, che è molto, innanzitutto ha un'estensione vocale molto, molto ampia, ma quasi come Prince si trasforma a un certo punto. Cioè c'è nei registri più bassi ha una voce suadente, conturbante. A un certo punto, da una certa ottava in poi, la voce si fa nasale e quasi stridula, e lei a volte usa proprio l'urlo. Nelle canzoni, se ascoltate una canzone del secondo album che si intitola Identity, proprio in inglese, inizia con un urlo furibondo che è così, cioè che fa quasi male ai timpani. Quindi ecco, insomma, immaginatevi questo personaggio che arriva e scala le classifiche con come dire, una figura in qualche modo inclassificabile, no? Allora, cioè inclassificabile nel senso che non può essere incasellata da nessuna parte. Negli anni successivi, Shina Ringo, ovviamente sotto contratto, onora il suo contratto e produce il suo secondo album che ha un enorme successo. Viene intitolato Sho So Story-Ip, ancora linguaggio giuridico nel titolo, che è un album che contiene alcuni pezzi assolutamente suoi celebri. Sono canzoni come dire, variegate negli arrangiamenti, non hanno strutture particolarmente strane, sono strutturate come canzoni pop rock, però inizia Shina Ringo a inserirci insieme agli strumenti acustici molta più ricerca con i synth, i campionamenti, usa tantissimi filtri per la voce. E quindi, insomma, è un album che spiazza sicuramente, ma che ha delle canzoni così potenti che riescono a conquistare come dire, le radio.
Quindi è sicuramente un secondo grandissimo successo. Allora, vi faccio sentire due pezzetti, ok, di Sheena Ringo, un attimo, così almeno un primo pezzetto da quel che vi dicevo prima, cioè Kabukicho no Jo, scusate, la regina di Kabukicho, e poi un pezzetto di una canzone del secondo album che si intitola Sumito Batsu, cioè proprio delitto, è come delitto e castigo, è anche la traduzione del classico di Dostoevsky. Allora, un secondo che recupero il video e ve li faccio sentire. Allora, devo andare. Sì. Allora, aspettate. Allora, Allora, dobbiamo cambiare il microfono. aspettatemi un secondo che ripristino poi la condivisione. Magari nel frattempo se c'è qualche domanda su Sheena Ringo. In realtà c'era prima un commento che a cavallo tra gli anni 90 e i primi 2000 fu un periodo molto florido, numeri altissimi di vendite e tour di concerti lunghissime. La mia mood, per esempio, è arrivata fino a un paio d'anni fa, iniziando dalla metà dei 90. Verissimo, verissimo. Beh, Namie Amuro, o Amuro Namie, è una musicista molto interessante, però è una musica che si colloca, come nel caso di Hamasaki Ayumi e simili, più proprio nella dimensione del puro pop, con tantissime anche venature dance, e sono molto interessanti. Ecco, queste sono artiste, come vi dicevo prima, che hanno grande appeal, grande carisma, grande capacità di performer, ecco, forse musicalmente più omogenee, ecco, individuano, no? Sono sinonimo di generi musicali. E magari ne parleremo una volta, perché meritano sicuramente di essere a loro volta presentate. Si differenziano in questo senso appunto dalle tre che vi presento proprio per questa, no, atipicità e difficoltà a definirle. Certo. Allora, E poi ci dice la sempre parola. la Ringo fuori dagli schemi e grande grinta. Direi E che. ha ragione, condivido moltissimo. E adesso infatti vedremo prima un esempio di una Sheena Ringo falsamente addomesticata, ok? In una performance di appunto Kabukicho no Jo, e poi invece vedremo una Sheena Ringo più aggressiva. Ecco. Allora, ora sono pronto a presentare. Quando partirà il segmento di video che vi mostrerò, non si sentirà il mio microfono, ma poi se avrete osservazioni ne discuteremo. Allora, share screen, benissimo. Voilà. Scheda Chrome, facciamo questa, perfetto. Ok, la scheda si vede, giusto? Perfetto. Allora, ops, adesso però l'ho interrotta. No, no, scusate, ho sbagliato tasto. Allora, vi presento. Non Niente, temete, ce la faremo. no, No, no. sicuro, Riccardo, eccolo qua. Adesso impostiamo Cam Mic. Allora, audio. Benissimo, è questa che devo. シワの祖母の手を離れ一人で訪れたガラクダイ桃はここの女王様入り口のような私誰しもが手を伸べて子供ながらに見せられたガラクダイ中央になった私をこれ以上もうまく逃げた毎週日曜日に生きてた子供のクラスの太郎一度探えし者でも必ずや向こうへ行くその意味を知る時を迎え足を踏み入れたわからくない消えていった女を憎めどない
Particolare. E questo era il primo assaggio di una Cinaringo che normalmente non è così, eh? Normalmente è una rocker, ma che essendo una grande musicista si può permettere di improvvisarsi a piano violino, no? Su un palco che tra l'altro era un grande palco, prendendo anche alla sprovvista il suo pubblico, no? Perché non si sa mai cosa aspettarsi da Cinaringo. Ecco, invece vedremo adesso una canzone, quella che vi citavo prima, cioè Tsumi to Batsu, che è questa, che invece la fa vedere in una veste molto più rock e più graffiante. Passiamo alla pubblicità. Ricorda il microfono. Perfetto, sì, certo. Ecco, adesso cambio audio. Vado. E questa era il Tobazzo, che trovo fantastica. Bene, aspettate che chiudo un attimo la presentazione dei video. Intanto c'è un commento di Keiko che cita un'altra appunto cantante, dice adoro le canzoni di Nakajima Miyuki. Però, Keiko, lì andiamo negli anni 70, e gli anni 70 con il magnifico folk giapponese. Meritano, ecco, a proposito di altri incontri, cioè è una dimensione straordinaria, cioè di Nakajima Miyuki si potrebbe appunto parlare ore, specialmente i suoi primi album sono magnifici, magnifici, io li amo tantissimo. Ne parleremo, guarda, se va a Paola di una volta di spostarci sugli anni 70 Assolutamente, in maniera perché più io focalizzata. e Keiko siamo vintage, quindi noi sugli anni 70 Vabbè, siamo ma benissimo. sì, insomma, però sugli anni 70 è anche quello forse ancora di più il mio pane, quindi insomma lì ci divertiamo. Comunque, ecco, questa era la Shina Ringo, diciamo più mainstream, ok? Shina Ringo continua, e questo è veramente l'album che io straconsiglio a chiunque perché è una cosa, cioè, inclassificabile in qualche modo. È un album che appunto, vedete, si intitola Karuki Damen Kuri no Hana, che già dal titolo è una roba. Ah, scusate, devo ovviamente Stavo ricondividere per le dire, però slide. no, non vediamo, però ti Certo. No, crediamo no, sulla no, parola. giusto, giusto, eccoci, eccoci, eccolo qua. E quest'altro album, che è secondo me la vetta della produzione di Shina Ringo, viene dopo un periodo di progetti collaterali. Anche incertezze a livello, come dire, di ispirazione per Shina Ringo, e però in questo album infonde davvero una sperimentazione, un eclettismo, specialmente nel sound, che secondo me, specialmente nella musica pop rock, ha veramente pochi altri esempi. E consiglio tantissimo di recuperarlo. È un album che ha un titolo, già dal titolo è una cosa che lascia basiti, insomma, se non si è pronti, perché insomma, intitolare un album sperma non è esattamente la cosa più, no, come dire, più neutra del mondo. E non lo fa a caso. Shina Ringo diceva: volevo un album che fosse, no, sin dal titolo, eccentrico, offensivo,
e strano. Strano, offensivo e eccentrico. Riesce a esserlo, ripeto, già dal titolo, no? Perché al centro, vedete, c'è la parola zame, sperma, e carichi è praticamente il cloro, se non ricordo male, è una sostanza chimica, non mi ricordo la formula, comunque sostanzialmente è una cosa che sa di cloro. E Kurinohana è il fiore del castagno. E Shinaringo dice che questo spunto è venuto ascoltando no, dei tecnici, no? Ha sentito una conversazione di tecnici che dicevano: ma secondo me lo sperma ha questo odore, no, ha questo odore. E ha trovato lei così, in qualche modo, stranamente belle esteticamente le parole che usavano per descrivere questa cosa, insomma, un po' imbarazzante, e ha deciso di farne il titolo dell'album. Il fatto che ci sia la parola, appunto, sperma, comunque liquido seminale, nel titolo, ha un po' anche a che fare con la tensione interna dell'album, che è un album che riflette proprio sul tema del generare e distruggere. E una parola che ricorre un po' attraverso le canzoni è Rinne, proprio la parola, no, della reincarnazione, quindi questa parola buddista. Tutto l'album, come dire, in ogni canzone c'è questa collisione di suoni, di strumenti, innanzitutto una quantità enorme di strumenti orchestrali, ma anche strumenti del gagaku giapponese, della musica tradizionale giapponese, così come strumenti di altre tradizioni musicali come il sitar. Questi strumenti entrano in continua collisione, saturano, quindi creano una sorta di dei momenti di esplosione di suono, poi ci sono dei momenti di silenzio, ci sono e percorso da suoni anche elettronici, però ogni canzone è obiettivamente una canzone che rispetta la forma canzone, quindi spesso e volentieri ci sono strofe, ritornelli, code, o bridge, coda. Non è sulla struttura, la canzone è riconoscibile, ma è il contenuto della canzone che è in assoluta, come dire, in assoluto conflitto con ciò che la contiene. E è davvero un album, secondo me, osé, in tutti i sensi, che merita tantissimo di essere ascoltato, anche perché è un album che, certo, a capirne un po' le parole, le tematiche, guadagna, ma che è piacevolissimo per chi appunto ha orecchie che vogliono essere sorprese dalla musica, anche per un ascoltatore non nippofono. Quindi davvero questo è il mio grande consiglio. Allora, sì, come al solito Shinaringo è un po', come dire, mi fa dilungare. Lo so che non riesco a essere sintetico su Shinaringo. Sarò più sintetico, ahimè, su altre due cantanti che amo molto e che davvero hanno la stessa statura, secondo me, di Shinaringo. Scusate, l'unica cosa che vi dico di Shinaringo di importante è che in realtà poi, dopo questo album che vi sto mostrando, Shinaringo si è lanciata in un progetto che è stato e è a tutt'oggi il suo progetto più celebre in Giappone, che è quello di una band. La band si chiama Tokyo Jihen, okay? Tradotto da Shinaringo stessa come Tokyo Incidents. Beh, insomma, suona meglio in giapponese, secondo me. Tokyo Jihen. E Tokyo Jihen è una band musicalmente super interessante e che ha avuto grande successo anche perché, diciamocelo, forse appunto una nota di genere, è una band dove c'è certo una donna che è la front woman, però che è circondata da uomini. E quindi, in qualche modo, ahimè, c'è da dire, questo tipo di formule sono più digeribili a livello trasversale dal pubblico rispetto a una Shinaringo che è sola sul palcoscenico. Dico ahimè, perché, insomma, queste cose non dovrebbero condizionare i gusti di nessuno. Vi dicevo che ci sono, insomma, che meritano di essere considerate tanto quanto, ma sarò più breve, ve lo prometto, queste altre due magnifiche artiste, ovvero Chara e Ua. Chara, come vedete da questa slide dove ho messo i primi quattro album e di un album, anche il retro di copertina,
È un artista che ha iniziato prima vicino a Ringo, lo vedete dall'estetica, immediatamente a colpo d'occhio capiamo che dal look, no? E dal modo in cui si pone in copertina, Ciara arriva da mode precedenti rispetto a quelle a cui fa riferimento Shina Ringo. Dicevamo appunto le mode di Shibuya, le mode di Harajuku, di Ikebukuro, sono molto più nell'orizzonte di Ciara. Ciara che però, dietro questa immagine che comunque, su cui lei stessa ha molto lavorato, è comunque un'artista che ha tantissimi, a tutt'oggi, è molto legata alle riviste di moda giapponesi, è stata anche in moltissime occasioni modella per servizi fotografici di moda sulle principali riviste giapponesi e la figlia Sumire è una modella di straordinaria bellezza perché insomma è figlia sua e di quel magnifico uomo che è Asano Tadanobu, che è il suo ex marito. Asano Tadanobu è un monumento di figaggine totale e possiamo dirlo anche esplicitamente. E direi Bene. transnazionale, tutto sommato. Assolutamente, mette d'accordo chiunque dovunque, ecco, quegli uomini che dice ogni tanto accadono, no, su questo pianeta. Pure bravo, cioè quello che dice, pure un attore di grande talento. Bene, insomma, vi ho anticipato questo fatto che dal punto di vista della notorietà pop di Ciara ha avuto ovviamente molto significato. Sono state una golden couple della scena pop giapponese per tanti anni. Allora, Ciara inizia nei primi anni 90 come artista, anche se a sua volta ha una formazione musicale. Ciara ha iniziato a suonare pianoforte prestissimo, intorno ai 4-5 anni, e da allora non ha mai smesso, ed è sempre stato il suo linguaggio d'elezione. L'ha portato avanti, ha anche cercato di intraprendere la carriera al conservatorio, ma non si è riconosciuta, diciamo, nei linguaggi della classicità e quindi ha deciso di così, fare gavetta a Tokyo fino a che non è stata notata e lanciata come artista principalmente con venature soul, R&B. Quindi questo tipo di interpretazioni, diciamo, del soul e dell'R&B americano alla giapponese, no? Ecco, e questa è una cosa che la separa un po' da Shina Ringo, che c'è un aneddoto divertente in cui Shina Ringo dice che ha capito che musica non voleva fare quando, dopo essere stata costretta per una band amatoriale a cantare una canzone di Mariah Carey, le hanno tradotto i testi della canzone di Mariah Carey. Era la canzone, no? There's a hero inside everyone, una cosa del genere, no? E quando ha detto, ah, è questo che stavo cantando, forse non è quello che voglio cantare, no? E ha preferito appunto cantare storie come quella che vi raccontavo prima, o in altre canzoni dove, come una canzone che si intitola Yokushitsu, cioè stanza da bagno, nella quale implora no, la persona che ha di fronte, probabilmente un uomo, di ucciderla facendola a fette come un pesce e descrive passaggio per passaggio la sfilettatura del suo corpo, come vuole essere, no? Mondata prima di essere divorata. E ecco, quindi questa è Shina Ringo. Ciara è assolutamente su un altro pianeta dal punto di vista dei contenuti, è sicuramente molto più sua dentro, molto più imperniata sulla narrazione dell'amore romantico. Non è banale nel farlo, dal mio punto di vista. C'è un po' diciamo che il tema che percorre un po' tutta la musica di Ciara è che l'amore è un'esperienza che fa tornare bambini. E quindi no, questa purezza infantile nell'innamoramento autentico, e ovviamente poi indaga anche la fine degli amori con, no, tutta una serie di riflessioni sulle emozioni negative che ne conseguono, ma davvero che da un punto di vista linguistico giapponese non è per nulla scontato. Cioè il modo in cui Ciara verbalizza queste esperienze non lo troviamo in altre artiste che invece ne parlano in maniera più canonica, e già questo la rende interessante. Ecco, la cosa interessante di Ciara è l'evoluzione.
Inizia appunto come, ripeto, cantante R&B, soul, con questa immagine che è molto agganciata alla sua contemporaneità negli anni, specialmente nella prima metà degli anni 90. Vedete anche questo retro di copertina che fa l'occhiolino alle gangro, no? A quella moda che andava appunto intorno alla metà degli anni 90, di scurirsi tantissimo la pelle con delle tinte che virano al biondo. Da un certo punto, però, la musica di Ciara cambia, cioè decide di evolvere, così per crescita personale, fa anche tante esperienze nuove, oltre a conoscere Asano Tadanobu, recita anche, e recita riscuotendo un enorme successo, cioè premiata come miglior attrice, recita in due film in particolare, due film dello stesso regista, che è un regista famoso, Iwai Shunji. E uno si intitola Picnic e quello invece più famoso è Swallowtail Butterfly. E Swallowtail Butterfly, oltre ad avere un grande successo proprio al botteghino, ha una colonna sonora che contiene probabilmente ancora oggi la canzone più famosa di Ciara, che è Aino Uta, che è veramente una canzone che tantissime persone giapponesi sarebbero in grado di cantare su due piedi al karaoke, così. Ok? È una colonna sonora, quindi ha delle sonorità molto più convenzionali rispetto a quello che Ciara continuerà a fare poi negli anni successivi, però le guadagnano tantissimo anche potere contrattuale, perché il successo che riscuote, la notorietà che riscuote, la mette in condizione di proporre progetti che la portano un po' fuori dalla sua immagine precedente. E il primo di questi è questo, che faccio passare la slide, è questo Junior Suite. Junior Suite è un album che è pop, senza dubbio, con però innanzitutto molto acustico, cioè tante canzoni pop che sono basate sulla semplice chitarra acustica, che non hanno dei beat che coprono, diciamo, la strumentazione. E quindi ha un accento particolare su strumento voce, cosa meno vera prima. La voce di Ciara è più centrale e con meno cori, meno sovrapposizioni. E ovviamente Junior Suite, il tema è l'amore. Vedete la mano, nei video stessi appare Asano Tadanobu, quindi il tema è quello, però contiene una quantità di canzoni che sono così accattivanti, così orecchiabili, ma anche così belle, no? Che conquista il pubblico e vende un'infinità di copie. Le canzoni che vi consiglio in particolare da questo album sono Miruku, Milk, che inizia con un'immagine bellissima che fa così, dice Minna wa iiko da yo, jibun wa neko da yo, naitatte Miruku shika kurenai. Cioè, no? Siamo tutti bravi bambini e io sono un gattino. Anche se piango, non ottengo altro che latte. E c'è proprio questa, no? Questa immagine che è carinissima, ma anche molto efficace, di, no? Questa insoddisfazione, questo desiderio di avere di più, no? Di essere più vista dal proprio amore, e che è il linguaggio di Ciara. Con questi flash lei riesce a davvero comunicare tantissimo dell'intimità dell'amore tra uomo e donna. Io, da questo, pur non essendo un romantico per niente, la trovo straordinaria. Junior Suite ha un grandissimo successo. A Junior Suite allora iniziano a seguire degli album dove Ciara inizia sempre più a come dire, ripensare la forma delle sue canzoni. C'è Strange Fruits, ad esempio, dove le canzoni invece sono molto più elaborate, variegate, dove esplora proprio tantissimi modi di esprimersi, e è uno dei miei preferiti, devo dire, uno dei miei album preferiti. Subito dopo c'è un album che fa sensazione perché viene coprodotto, una buona parte delle canzoni sono prodotte da James Iha, che in quegli anni, siamo alla fine degli anni 90, era famosissimo perché parte del chitarrista degli Smashing Pumpkins. Quindi, che un artista giapponese
come dire, guadagnasse l'attenzione e collaborasse con un personaggio del genere, specialmente in quegli anni, no? Smashing Pumpkins negli anni in cui sono stati più premiati, negli anni di Melancholy e Adore, era una cosa notevole, no? Segnale che, insomma, Ciara aveva un carattere, un aspetto di internazionalità che metteva d'accordo tutti. Dopo Madrigal inizia Ciara, arriva il contratto con la sua casa discografica, si avvia al termine e inizia a fa quest'album You Ake Mae, che è un album molto intimista invece, è bellissimo, vulnerabilissimo, dove appunto Ciara sceglie, no, questo, il linguaggio proprio del mettersi a nudo, quindi molto più essenziale, molto più rarefatto. La sua voce, ecco, non vi ho detto niente della voce, ma adesso vi dirò, la sua voce è tutta, come dire, lavora tantissimo proprio sul registro del sussurro, no, di un cantato che, no, sì, è tutto basato su una espirazione di grandi volumi di aria. E che dà questo effetto che in giapponese viene detto all'inglese husky voice, che è il suo tratto distintivo. Sentiremo adesso un pezzetto della voce di Ciara, più per farvi capire che voce ha. Vi farò sentire dei pezzetti di lei ormai già, dicevo, ormai già in questi anni, e la sua voce è cambiata, perché ovviamente una voce usata così si logora anche prima. Però comunque riconoscerete questa particolarità. L'ultima cosa le ultime due cose che vi dico è che quando io ho scoperto, ecco, questo è un aneddoto personale, io ho scoperto Ciara quando ero in Giappone, è l'unica delle tre cantanti che vi presento che ho avuto la fortuna di vedere dal vivo. E vi dico che ho avuto la fortuna perché non mi sarei mai aspettato, per quanto mi piacesse già, uno spettacolo così meraviglioso. Un carisma, una potenza, e un'emozione, anche una capacità di emozionare il pubblico impareggiabile. Io l'ho vista nel tour di quest'album che vi sto mostrando, che in giapponese è un bellissimo titolo, si intitola Watashi ni nita keshiki, cioè A Scenery Like Me, proprio un paesaggio che è come me. È un album che evidentemente lei probabilmente ha fatto per chiudere il contratto, no? Invece che fare un best of, ha fatto un album di autocover, cioè ha rivisitato sue canzoni del catalogo vecchio, del catalogo degli anni che vi mostravo nella prima slide, però con un gusto contemporaneo e un gusto particolarmente acustico e molto, molto intimista. È un album da brivido, io mi commuovo ancora oggi ogni tanto ascoltare alcuni di questi pezzi, che, ripeto, sono di un romanticismo che non è mai stucchevole, è una cosa difficilissima da ottenere. Quando si fa musica che parla d'amore, non risultare stucchevoli non è semplice. E se ascoltate canzoni come Break This Chain, che è quella che apre l'album, vi fate immediatamente un'idea del livello di intensità e di appunto di emozione che Ciara sa veicolare. Ciara, dopo questo album, fa un periodo senza contratti, e produrrà una cosa che è, sapete, quegli album miracolo, un album che registra praticamente in cucina solo con la voce e il suo registratore, che si intitola Something Blue. Se lo trovate, ne ha pubblicate 2000 copie. Se lo trovate, regalatemelo. Io ce l'ho, ma non ho la copia fisica, mi sarebbe tanto piaciuto averla. E è veramente un album straordinario, anche qua molto intimista, però ovviamente si stufa a un certo punto Ciara di essere, no, questo personaggio di questa nicchia così, no, così introspettiva, e decide di fare un ritorno col botto. E nel 2007, se non ricordo male la data, torna con quest'album, dalla copertina stupenda, secondo me, che è Union. E da Union in poi, sì, è del 2007, ecco, Ciara torna a un linguaggio molto più pop, con dei beat molto più netti, cioè molto più marcati, e quindi molto anche dance in alcuni momenti, che la riporta in testa alle classifiche. Quindi, come vi dicevo, cioè un po' stile Cher, no? Ha
annata dopo annata, praticamente Ciara ad oggi ha avuto tre ritorni, tutti e tre i ritorni con successo. Anzi, devo dire che probabilmente stiamo assistendo proprio adesso a un quarto ritorno, perché Ciara, vi dicevo, 30 anni di carriera, ma ha appena fatto un album che si intitola Baby Bump, no? Che sarebbe, no, la pancina che viene quando si è incinta all'inizio, che è un album soul, quindi torna alle sue radici, ma stupendo. Quando io l'ho ascoltato per la prima volta, ho detto, ma che, come è ispirata nonostante la lunga carriera. Questo album che vi sto mostrando, Union, rivela anche una evidente influenza di un artista, un altro artista che sul Giappone ha esercitato enorme influenza sulla musica pop rock giapponese, che è Cyndi Lauper. L'album in questione è Bring Ya to the Brink, che è l'album di Cyndi Lauper, dove Cyndi Lauper si è cimentata proprio con la musica dance, e un album stupendo che vi consiglio. Per finire, ah ecco sì, uno snippet, proprio un pezzettino di Ciara, perché sennò andiamo troppo lunghi coi tempi, e poi vi dico due cose di Ua e ci salutiamo. Allora, Intanto torno ci sono alla. alcune domande, ma sono di carattere un po' generale, preferisco partire alla fine, quindi Va bene, Giampiero di portare certo. pazienza, a parte Shina Sushi Ringo. Certo. Allora, sto recuperando la playlist. Allora, vi faccio vedere questo pezzetto. Ecco, vi dicevo, è un live abbastanza recente, quindi la voce non è più brillante come un tempo, però vi dà l'idea un po' anche dell'atteggiamento, dell'attitudine espressiva di Ciara. Share screen, perfetto. Ah, questa. La canzone in questione si intitola Aoi Tori. È una canzone abbastanza famosa di Ciara. Cambio l'audio e partiamo. Voilà. Un piccolo assaggio per farvi sentire più che altro la voce così atipica di Ciara. Sentite che lavoro che fa, e vi dicevo che già qui comunque c'è una componente di fatica, anche se essendo una musicista sa gestirla, però è molto difficile cantare in questo sussurrato, no? Dove appunto si fa passare moltissima aria e chiaramente però le corde vocali fanno, insomma, in qualche modo vengono stimolate in maniera diversa dalle solite, no, occlusioni. Noi usiamo tanto altre parti dell'apparato fonatorio per lanciare la voce, no? E Ciara invece lavora tantissimo qua, su questi risuonatori, con questi volumi d'aria che in realtà stressano moltissimo la voce. E è notevole che la sappia gestire, è una cosa che davvero, anche proprio da un punto di vista tecnico, non tutti si possono permettere, e lo fa in modo molto espressivo. È un peccato che non ci siano tanti video di Ciara su YouTube, bisogna indagare per conto proprio. Ecco, finisco solo brevemente, ma vi do solo uno stimolo su Ua, che secondo me delle tre è forse quella che più autenticamente ricorda Björk a un pubblico euroamericano,
altra musicista indomita, dalla voce pazzesca, eccola qua, che allora inizia anche lei negli anni 90 con degli album che a sua volta traggono da vari generi, anche lì Scusa alcuni Francesca, non grandi. hai condiviso la presentazione, però, se era quello che volevi fare. Ah, giusto, sì, hai ragione, scusate, però sono un po' bollito. Arriviamo, eccola qui. Per fortuna che Paola c'è, grazie mille, cara. Eccola qua. Allora, la nostra UA è questa. Vi faccio vedere subito per andare un po' corto. Sapevo che saremmo arrivati tardi a lei, mi dispiace un po', però magari approfondiremo altre volte. UA inizia la carriera e probabilmente riscuote il maggior successo nella prima parte della sua carriera con dei brani che attingono a generi, anche qui come l'R&B, ma anche un po' il reggae. Ecco, brani che anche vengono molto amati in contesto festivaliero, e viene notata particolarmente per questa sua voce molto molto profonda e piena, calda, molto sensuale, che dopo, appunto, di cui dopo sentiremo un pezzetto, e che però decide. E direi anche un po' a suo svantaggio da un punto di vista commerciale, specialmente da questo album centrale che vedete, che si intitola Dorobò Ladro, di prendere invece una piega molto più sperimentale, una piega che ricorda, se parliamo di artiste giapponesi, probabilmente come estetica ricorda in qualche modo Yano Akiko. Un artista eccezionale di fine anni 70, primi anni 90, una vera Kate Bush giapponese. E in qualche modo, ecco, UA intraprende un po' questa via della decostruzione anche della forma canzone pop, inserendoci anche silenzi, rumori, decostruendola, pur mantenendo un formato che possiamo collocare nel mainstream musicale. Quindi ha un bilico molto molto particolare. L'album che anche personalmente me ne ha fatto innamorare è quello che vedete a sinistra, che si intitola Sun, Sole, ma bellissimi tutti questo, quello a destra si intitola Breathe e quello sotto Golden Green. Questi sono album essenziali di UA, anche se ne ha prodotti altri, anche tra i vari progetti che ha avuto collaterali c'è anche il progetto Agico, con cui è tornata da poco, in questo momento sta proprio promuovendo un nuovo album degli Agico, che invece è una band con una vocazione più distintamente rock. UA, cos'ha di straordinario UA? Due cose, ripeto, la voce, il modo in cui l'ha messa anche a servizio, perché UA ha tenuto per un'intera stagione la trasmissione della NHK, okay, Doremi Terebi, durante la quale faceva dei laboratori di educazione musicale per i bambini, travestita da uccello del paradiso, niente meno. Cioè, per dirvi, no, l'eccezionalità, questo la collega in maniera molto diretta a Björk, uno perché ha anticipato in realtà Björk, perché il progetto di Björk, se non ricordo male, si intitolava Biophilia, una roba del genere, adesso non mi sovviene, però mi pare di sì, dedicato proprio, cioè, all'incontro tra la natura e proprio la biologia dell'universo, in qualche modo le unisce nella vocazione educational, perché Björk stessa quel progetto l'ha poi proposto alle scuole, nel nord Europa. E vi farò vedere un pezzettino di UA travestita da Uccello del Paradiso e poi UA che rifà, anche lì un pezzetto, una canzone degli anni 60. Allora, interrompo la condivisione qua. Allora, vediamo. Prima, scusate che lo cerco un secondo. Eccolo qua. Allora, facciamo. Ecco qua, allora facciamo UA, eccola qua. Partiamo da questa che ho già sotto mano, poi vi faccio vedere UA travestita da Uccello del Paradiso, d'accordo? Prima vediamo la cover bellissima di Kaimono Boogie, ok? Quindi un boogie-woogie. Non lo vedo ancora.
Sì, adesso parte. Ok, Cambio ecco. l'audio, Sì, eh? vai. A tra qualche secondo. Eccoci.朝から私のうちはてんやわんやの大騒ぎ。今度正月一緒に来たようなてんてこまいの忙しさ。何が何だかさっぱりわからず、どれやどれやらさっぱりわからず、何も聞かずに飛んでは来たけど、何を買うやら、どこで買うやら、それがごっちゃになりまして、わてほんまに酔いわんわ、わてほんまに酔いわんわ。日曜サンデーというのに何がいいんだというものか、こんなにたくさん買い物頼まれ人の迷惑考えず、あるものないもの手当たり次第に人の気持ちも知らないで、わてほんまに酔いわんわ、わてほんまに酔いわんわ。Straordinaria, no? Sì. Ve l'avevo detto che era notevole. E adesso vi faccio vedere invece la nostra cara Ua nelle vesti di uccello del paradiso. Allora, vediamo se la trovo velocemente. Eccola qua, sì. Questo è come vi dicevo, la trasmissione era inframmezzata, c'era lei con gli studi ai bambini che insegnava, no, gli strumenti musicali, che suoni fanno, eccetera, e poi ogni tanto c'erano degli intermezzi musicali in cui lei cantava delle canzoni per bambini. Ecco, questa è Green Green. Cambio l'audio e partiamo. さ、この世に生きる喜び、そして悲しみのこと。グリーングリーン青空には小鳥が歌い、グリーングリーン丘の上にはらら緑が燃える。その時パパが言ったさ、僕を胸に抱き、辛く悲しい時にもならら泣くんじゃないと。グリーングリーン青空にはそよ風吹いて、グリーングリーン丘の上にはなら緑が揺れる。E adesso invece l'avete vista nelle vesti di Uccello del Paradiso. Del Paradiso. Direi che l'Uccello del Paradiso è piaciuto, perché Veronica dice super divertente questo sound, e che sì. Se avesse cantato questo pezzo lo conoscevo solo la versione originale. Sì. Tra l'altro di queste le canzoni che ha cantato in questo programma sono state raccolte in un album, e così chi fosse curioso, l'album si intitola Utaua e si trova ancora così, cercando un po' in rete, è veramente divertentissimo. Certo, quando, col visual è ancora più bello, insomma, lei travestita così, insomma, è notevole. Bene, io vabbè, vi ho fatto, come dire, una carrellata non particolarmente scientifica, però soprattutto anche per divulgare, per farvele conoscere, perché insomma sono davvero artiste, secondo me, che meritano di essere approfondite. Se ci sono domande, prego, sono qui per voi. Adesso raccolgo un po' le domande. Intanto ci sono i saluti di Stefania da Ponte, che ti dice sempre per di musica. Francesco, ho ancora le tue compilation su CD dei primi anni 2000. E Veronica, appunto, che ci ha raggiunto in ritardo e ti saluta, ti ricorda da quando sei stato il suo. Ciao Veronica, certo, e congratulazioni per Shikabane no Machi. Sono davvero contento che qualcuno finalmente si sia occupato di tradurlo, perché probabilmente se avessero aspettato me, campa a cavallo, che l'erba cresce. Allora, Giampiero, vediamo, dedicandomi più.
Allora, ti propongo la domanda di Gian Piero che ci dice: dedicandomi di più alla musica occidentale, ho una conoscenza ancora abbastanza superficiale di quella giapponese, ma ho notato che spesso all'interno di una stessa canzone ci sono fusioni di più genere. Mi riferisco in particolare alle musiche di alcuni anime degli ultimi anni. Sì, vero. Allora, innanzitutto la musica anime in realtà, cioè noi la consideriamo un po' come genere a sé, in molti modi lo è, però per il mercato discografico giapponese è sempre andata abbastanza a braccetto con le mode musicali del momento. Quindi sicuramente già proprio dagli anni Ottanta io penso a un fenomeno in particolare come è stata. Come sono state le colonne sonore degli anime di Mesonic Koku, che è una mia grande passione e quindi conosco molto bene. Negli anni Ottanta, uno dei motivi per cui Mesonic Koku ebbe così tanto successo in forma anime è perché le sigle di apertura e chiusura erano tutte suonate e cantate da grandi musicisti in voga all'epoca. Quindi in realtà il sodalizio è sempre molto stretto tra mercato discografico con le mode attuali e il mondo anime. Questo oggi è un po' cambiato perché tutto è diventato, come dire, i mercati discografici ora ragionano in termini di nicchie più specifiche, quindi hanno settorializzato maggiormente la loro proposta e la indirizzano più efficacemente, complici i social, complici tutta una serie di dimensioni che favoriscono, no, questa individuazione di mercati più specifici. Ecco, è vero che proprio da un punto di vista prettamente musicale, nelle sigle nelle colonne sonore, ma nelle sigle in particolare i cartoni animati, sentiamo tanto l'influenza della techno, l'influenza del metal, sicuramente l'influenza dell'elettronica è in realtà antica. Però è sempre commista a queste dimensioni, e poi ha tutto un pop che mescola le influenze delle musiche da videogioco, delle musiche da sala giochi, no? Che sono musiche che chiunque abbia passeggiato per le strade di Harajuku conosce benissimo. Hanno uno stile anche molto, come dire, c'è una frenesia del ritmo. Una saturazione del sound, una sovrincisione a mille livelli di voci, strumenti, e questo chiaramente si è riversato molto negli anime. Gli anime, ecco, tendono, non sempre, però tendono ad avere sigle che hanno anche un sound molto lisergico, cioè che molto stimolante. Quando parlavo di saturazione, è proprio questo, e anche per questo che tra tutti i generi intercetta un po' quelli che ho elencato. C'è da dire che c'è anche un'influenza proprio interna giapponese che ha filtrato non solo il metal, ma anche l'hard rock, il glam rock, che è il Visual Kei, di cui non ho detto tanto, però quando vedevamo prima il video di Shina Ringo che cantava Tsumito Bazzu, chiunque Sì, sul tipo di Visual Kei non poteva non pensare l'estetica era quella, ma il Visual Kei non ha solo meriti estetici, ma devo dire che ha esercitato anche una certa influenza proprio da un punto di vista del sound musicale. Che è un po' sottopelle a chiunque componga musica per il mercato pop rock dagli anni 90 in poi. Quindi ecco, sono co concordo, c'è sicuramente questa stratificazione. E c'è un'altra osservazione, appunto, sempre di Gian Piero, che dice: in Occidente in passato l'interesse dei produttori discografici verso artisti originali e fuori dagli schemi era molto più alto rispetto ad adesso. Qual è la situazione in Giappone? Allora, la situazione in realtà è molto simile, in questo senso si è globalizzata la politica delle case discografiche. L'unica differenza netta tra il mercato giapponese e i mercati, in particolare io dico euroamericani perché sono i mercati che conosco meglio insieme a quello giapponese, è che in Giappone la proposta digitale, quindi la musica streaming e digitale, non dico che stenti ad affermarsi, però è sicuramente meno diffusa proporzionalmente rispetto al mercato euroamericano e in Giappone tira ancora molto
il mercato su supporto fisico. Quindi il mercato del CD è ancora vivissimo in Giappone, a differenza nostra, dove cioè, addirittura oggi sappiamo, no, che i dati sulle vendite degli ultimi anni hanno addirittura visto in alcune annate, in alcuni periodi di monitoraggio del mercato discografico, vedere il vinile superare la vendita CD. Perché oggi, appunto, ripeto, nei paesi del nostro contesto economico, l'acquisto del supporto fisico è cosa da appassionati che prediligono il vinile. In Giappone questo non è ancora accaduto, comunque non in questi termini. In Giappone c'è molto il piacere dell'oggetto e quindi le vendite sono ancora saldamente ancorate ai supporti fisici, però poi per quanto riguarda la proposta musicale, la tipicità non è certo il biglietto da visita con cui oggi in Giappone presentano nuovi artisti. Perché? Non perché non ci siano, ma perché i mercati discografici, come dicevamo prima, hanno, come dire, limato la formula e quindi certi, come dire, le fette di mercato più generaliste, a queste fette di mercato più generaliste vengono proposte cose molto simili, molto digeribili, molto ben confezionate, che un po' alla maniera anni 80 si passano e vanno, quindi, come dire, c'è una riproposizione in termini nuovi della formula idol, se vogliamo, però al contempo il Giappone è un paese dove le etichette indipendenti e come dire, proprio anche l'autoproduzione è viva. Cioè, si fa tanto in questi termini e certo, stiamo parlando di una situazione pre-pandemia. Dovremo vedere insieme che cosa accadrà poi, però sicuramente fino al 2019 parliamo di un paese che anche nella dimensione dei live, dei circuiti, dei club, anche proprio a livello dei quartieri di Tokyo non ha mai smesso mai di creare delle bolle, delle sacche all'interno delle quali si sperimentasse, si emergessero artisti. Sui generis originali e quindi è una realtà composita, però le logiche di mercato, specialmente del mercato mainstream, non differiscono particolarmente rispetto a noi. Ecco. È vero forse che ci sono delle mode un po' diverse, ecco. Da noi la scena è dominata dai linguaggi della trap o comunque dell'hip hop contaminato. Ecco, in Giappone non necessariamente, però sicuramente ecco, è più difficile trovare in classifica oggi cose come banalmente quelle che vi ho appena descritto, che sono e sono state artiste comunque da classifica negli anni 90, come erano artiste da classifica nel contesto euroamericano, Bjork, PJ Harvey e Tori Amos, e oggi non lo sono più. C'è una domanda intanto che è arrivata di Keiko che introduce un altro tema che ci vorrei sapere la tua analisi sul fenomeno di utatemita su YouTube. Allora, vabbè, ma anche quello ci sarebbe da discuterne. Allora, beh, come dire, l'estetica, come dire, do it yourself, no? Viene chiamata, è l'estetica chiaramente dell'oggi, dei linguaggi social. E quindi in qualche modo coniuga lo spirito, che è uno spirito, ecco, in questo senso secondo me molto giapponese, della performance karaoke, con la possibilità come dire, di autopromuoversi e di immedesimarsi, quindi anche una sorta di, in qualche modo, di contiguità con il cosplay. Anche se un cosplay vocale, che in Giappone è sempre stato, come dire, che ha sempre avuto popolarità, ha sempre riscosso successo. Dal punto di vista YouTube, io lo trovo molto utile, se non altro, per aggirare gli ostacoli che le case discografiche
pongono a noi, ma a tutti, per raggiungere la musica che non viene fatta circolare volentieri dalle case discografiche giapponesi sulla rete. Cioè c'è in qualche modo ancora un atteggiamento proibizionistico verso la circolazione libera della musica giapponese in rete. E quindi da questo punto di vista lo trovo un fenomeno interessante anche proprio come dire, un fenomeno che fa un po' da grimaltello alle resistenze e agli anacronismi delle case discografiche in Giappone. Quindi ogni tanto ne approfitto, mi piace molto. Non so se ho risposto, Keiko. Grazie, grazie mille Francesco. Intanto non vedo altre domande. Mi sembra che abbiamo, direi, risposto a tutto. Grazie per averci in realtà introdotto in questo mondo che per me, devo dire, è nuovo. In realtà non sono una grande ascoltatrice di musica giapponese, o meglio, preferisco quella degli anni 60-70. Mi sono fermata lì. Un'altra cosa. E quindi va bene. E anche se no, trovo molto, in realtà trovo molto divertente il Visual Kei. Quindi Vabbè. il Visual Kei mi diverte, ma mi incuriosisce per altri aspetti, quindi quello trovo anche molto divertente. Però ecco, no, grazie davvero, a parte gli scherzi, grazie davvero. È stato molto interessante. In realtà ci hai dato un sacco di spunti per una serie di altri appuntamenti. Adesso organizzeremo Dai. una serie sulla musica, magari verso l'autunno. Adesso ci avviamo verso l'estate, ma direi che poi a settembre potremmo riprendere e fare un percorso musicale, perché veramente le cose sono tante. Vedo che anche il nostro Sì, pubblico no, beh. ha apprezzato. Grazie a te, Bene, Gianpiero, sono contento. che E poi dopo che Keiko ha gettato il sasso su Nakajima Miyuki, non possiamo assolutamente fare passi indietro. Nakajima Miyuki dovrà essere presentata a Nippop, per forza. assolutamente, assolutamente. E niente, quindi davvero grazie tantissimo per questo incontro. E c'è anche una proposta sulle idol J-pop degli anni 90. E Volentieri. in realtà ci sono molti spunti, come vedi, che arrivano dal nostro pubblico. No, davvero, grazie, grazie ancora tantissimo per tutti gli spunti che ci hai dato per questo bellissimo intervento. E io ne approfitto naturalmente per ringraziare ancora una volta il nostro pubblico che ci ha seguito, per ringraziare i ragazzi e le ragazze di Nippop, che grazie ai quali appunto in realtà siamo qui. E ne approfitto per ricordare due cose in chiusura. Appunto, prima di tutto, che questo incontro, come gli altri dei giorni passati, rimarrà poi disponibile sul canale YouTube di Nippop per essere visto in differita. E quindi se qualcuno si è collegato in ritardo, vuole recuperare qualcosa, avrà tempo di farlo. Abbiamo sulla nostra canale YouTube una playlist dedicata appunto a Nippop 2021. E ricordo invece l'appuntamento di domani, che è l'ultimo, perché appunto dopo questa settimana intensa volgiamo ormai al termine. Domani appunto abbiamo un evento speciale di chiusure, avremo ben due appuntamenti alle 17:30, quindi con un cambio di orario, con Maria Roberta Novielli, che ci riporta al cinema giapponese. Abbiamo parlato di cinema già con Giampiero Raganelli e con Giacomo Bello. Carosello. Domani concludiamo ancora con il cinema e parleremo di Murakami Ryu, in realtà fra cinema e letteratura, quindi con Roberta Novielli e con un mio modesto contributo. E invece alle 19:30 l'ultimo appuntamento, che ci proietterà invece su uno dei filoni che a noi piace sempre moltissimo, che è quello delle contaminazioni, per cui avremo ospite Valentina Vetri, che invece ci parlerà di Bob Dylan e il Giappone, perché abbiamo scoperto Ah. delle intersezioni molto interessanti. Valentina Vetri è una giovane ricercatrice, lei si interessa in realtà di Bob Dylan e ha fatto questa scoperta di una sua presenza in Giappone proprio negli anni Interessante. di cui ci occupiamo. Quindi domani, appunto, doppio appuntamento, torneremo al cinema e torneremo anche alla musica, ma appunto da una prospettiva diversa. E io per adesso invece ringrazio ancora veramente tantissimo Francesco Comotti e naturalmente gli rinnovo l'invito a essere di nuovo con noi molto presto.
e con tutti gli altri l'appuntamento appunto è a domani sera. Grazie ancora. Chiudo la diretta.